Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Quest'oggi facciamo una specie di off topic che non c'entra proprio con la simulazione, ma che è comunque direttamente collegato, cioè la pulizia del computer, o meglio, come rimuovere la polvere dal proprio case. Perché questo argomento? Perché stamattina non c'avevo niente da fare e quindi mi sono messo a pulire il mio computer. Ho detto, te, faccio un video, magari qualcuno potrebbe apprezzare, perché no? Quindi, perché rimuovere la polvere dal proprio PC? Per due, anzi tre ragioni principali. La prima perché vedere tanta polvere fa schifo. La seconda perché per la vostra salute il fatto che ci sia qualcosa che accumuli comunque polvere non vi fa bene. E terzo, non fa bene alla salute del PC. Nel senso che potrebbe la polvere in qualche modo alterare quelle che sono le prestazioni di raffreddamento del vostro PC. Mi spiego meglio. Se la polvere intasa tutti i filtri che sono davanti alle ventole, questo viene a bloccare il flusso di aria che entra nel case e quindi di conseguenza meno flusso d'aria, raffreddamento peggiore. Quindi che cosa si fa? Semplicemente bisogna andare a soffiare questa polvere che si viene a rintanare dentro il vostro case, il vostro PC, in modo tale da appunto pulirlo. Ma cosa bisogna fare e cosa non bisogna fare? Cosa non bisogna fare, senza ombra di dubbio, utilizzare tutto quello che è liquido. Elettricità e liquido vanno bene insieme, quindi di conseguenza bisogna soffiarla la polvere. È consigliato utilizzare un compressore d'aria e che sia abbastanza nuovo, comunque intrattenuto bene. Perché? Perché i compressori hanno la tendenza a rilasciare una specie di condensa se non sono utilizzati spesso o comunque non hanno una manutenzione, chiamiamola così, adeguata. E quindi di conseguenza bisogna fare attenzione. Poi ci sono anche delle bottiglie di aria compressa, però costano, che ne so, 3 euro, ve ne serviranno 4-5 per pulire il PC e non ne vale la pena. Quindi, se avete un compressore, è meglio così. È un qualcosa che fa multiuso. E ovviamente non bisogna soffiare a un centimetro dalle componenti che volete pulire, anzi bisogna stare abbastanza lontani, io direi 20-30 centimetri, e diciamo andare a fare una specie di spennellata con l'aria per poi rimuovere quello che rimane più incrostato con diciamo un panno che intanto sia secco. Cioè che non sia umido assolutamente, ma che non sia microfibra o roba del genere, perché si caricano elettrostaticamente e quindi di conseguenza possono andare a fare corto sui vostri componenti. Tutto questo penso che tantissimi di voi lo sanno e che lo fanno, e siccome, come vi ripeto, non avevo nulla da fare questa mattina, vi lascio il timelapse della mia, diciamo, pulizia del case del computer di mia moglie e così vedete un po' come procedo io. E ovviamente se avete consigli da darmi, perché so che si possono utilizzare anche dei pennelli per andare a rimuovere, diciamo, le parti più difficili di accesso, non esitate a lasciare un commento perché è sempre gradito avere dei consigli magari da qualcuno che ha più esperienza. Quindi vi lascio il timelapse, ci ritroviamo dopo. Bene ragazzi, allora spero che non avete fatto caso al caos che c'è nel mio garage. Spero che questo piccolo intermezzo tra quello che normalmente è l'argomento principe del mio canale, la simulazione, vi faccia piacere. Ovviamente io sono open a qualsiasi consiglio che riguardi tutto quello che sono gli accessori, quindi e anche gli strumenti per fare la simulazione. Se il video vi è piaciuto, come al solito, pollice in su, se non vi è piaciuto, pollice in giù. Ricordatevi di iscrivervi al canale, tanto è gratuito, e attivate la campanellina per essere notificati ogni qualvolta schiaffo un video su YouTube. Noi ci vediamo presto, grazie per avermi seguito. Da Fabrizio è tutto. Ciao!